Sono Beppe Grillo, anzi l'ologramma di Beppe Grillo, sono un fantasma, potete passarmi attraverso, io non esisto, come non esiste questo paese, come non esiste il Parlamento, non esiste il governo, è tutto un ologramma, abbiamo un Presidente della Repubblica che è l'ologramma di un ologramma, unico caso al mondo. Ma vi siete resi conto in che paese viviamo, dove abbiamo deputati, senatori che non esistono, proiezioni di qualcosa di morboso? Abbiamo leggi popolari, abbiamo referendum, tutti ologrammi. Vi sembra possibile che esista uno come Gasparri, che è la proiezione del cavallo di Caligola? Vi sembra normale che Salvini sia un leader e Brunetta un esponente del Parlamento italiano? Sono ologrammi venuti male. Cari signori, Metternich diceva che noi siamo un'espressione geografica, non è vero, noi siamo un'espressione oleografica, non esistiamo, da lontano ci sembra di vedere l'Italia, poi man mano che ti avvicini capisci che tutto è finto, tutto prendi e non ti rimane niente, 80 euro, referendum, niente rimane. Questa è una nazione incredibile, è tutto, i media vengono usati come ologramma di se stessi, viene usato il giornale per rendere vero un ologramma di chi ci scrive, le televisioni, i mezzi di informazione che hanno rovinato e continuano a rovinare questo paese, tutto un ologramma, le banche, i creditori, guardate gli hedge fund, i derivati, tutto un ologramma, ci rendiamo conto che l'ologramma è la nostra vita e ci stiamo dentro e non lo riconosciamo, ci rendiamo conto che questa Italia sta diventando qualcosa di diverso da quello che era, un ologramma, siamo sempre ologrammi, ci alleiamo e chi si allea con noi si allea con un ologramma, abbiamo visto nella prima, nella seconda guerra mondiale, abbiamo visto con Gheddafi come è andato a finire, gli 80 euro, non esiste più niente in questa politica incredibile, però c'è un vantaggio avere un amico, puoi anche avere un amico ologramma, non sporca, non spende, sta lì, può dire quello che vuole, tu lo puoi anche contraddire che non ti dice niente, può essere anche il capo del governo che dice delle cose e tu lo stai a sentire, noi stiamo diventando degli schizofrenici di noi stessi, copie di copie, questo è il mio augurio cari signori, ci dobbiamo riprendere il corpo e la nostra anima, perché sta trasmigrando da qualche parte o è già andata via, non so come sarà il nuovo anno che ci attende, comunque io vi abbraccio, vi bacio e vi do un augurio da fantasma e da ologramma, auguri a tutti e speriamo bene. Com'è venuto? Va bene?